Buonasera, salve. Io mi chiamo Nina Puddu, la nostra azienda si chiama Fratelli Puddu, siamo di Oliena. La nostra azienda è nata negli anni 80 grazie a un'intuizione di mio padre, Giovanni Puddu, che ha iniziato a produrre dei salumi in una zona di montagna e soprattutto grazie anche all'influsso dell'aria che abbiamo dal Monte Corrasi. È una zona molto vocata sia per la produzione di salumi che per la produzione di oli e vini. Noi infatti abbiamo un'azienda di 50 ettari, con 30 ettari di vigneto Canonau e 15 ettari di olive, da cui produciamo un olio, l'olio Uliana, che quest'anno, nel 2011, ha ricevuto a Gonnos Fanaviga il primo premio nella rassegna regionale, monovarietale nella qualità monovarietale nera di Oliena. La nostra produzione è di una salumeria artigianale, quindi noi produciamo dei prosciutti che vengono stagionati per 2 anni con delle tecniche di lavorazione molto antiche, quindi il massaggio del prosciutto della coscia viene fatto a mano, condimento con sale marino, con aglio fresco, sia nei prosciutti che anche in tutti gli altri prodotti, come la salsiccia, e quest'anno è nata la nostra salsiccia al Canonau, che è una salsiccia che rispecchia lo spirito della nostra azienda, l'unione tra i salumi e anche il vino. Io ho notato una cosa, che questa è una manifestazione che si adatta ai prodotti di nicchia, è una manifestazione di alta qualità. Il Porto Cervo Food Festival, diciamo che ci ha visto nascere e ci ha visto migliorare. Noi negli anni, in questi 3 anni, abbiamo migliorato la nostra produzione grazie alla richiesta che ci viene fatta dagli hotel della Starwood, di una sempre migliore qualità nel produrre i nostri prodotti, ma soprattutto ho visto che la cura che viene data ogni anno alla manifestazione migliora di anno in anno. Quest'anno ho notato che ci sono dei miglioramenti sia a livello strutturale ma anche a livello di organizzazione, che è sempre stata a livelli molto alti, ma che ogni anno si propone di trattare i fornitori in una maniera di coccolarci, diciamo, di trattarci sempre meglio, in modo da poter offrire il meglio dei nostri prodotti e la nostra disponibilità. Per noi intanto è una bellissima vetrina, perché la Costa Smeralda è una zona che di solito difficilmente veniva raggiunta dai produttori interni, dai produttori della Barbagia e dai produttori che facevano delle piccole quantità. Per noi è stata una grande scoperta vedere che i clienti della Costa Smeralda apprezzano notevolmente i nostri prodotti e soprattutto danno molta importanza al prodotto di qualità, senza nulla togliere ovviamente alle produzioni internazionali, alle produzioni estere, però il fatto che venga proprio in Sardegna, nel cuore del turismo, venga valorizzato un prodotto dell'interno della Sardegna, per me è un segno distintivo che le cose stanno un po' cambiando e migliorando e che si sta cercando di dare una mano un po' alla produzione di nicchia e artigianale. Secondo me, se viene tenuta alta la qualità, la gastronomia nel turismo influisce tantissimo. Noi abbiamo in Sardegna dei prodotti che sono meravigliosi, abbiamo delle materie prime che sono favolose, abbiamo ancora dei prodotti incontaminati, abbiamo un pane. Adesso io produco salumi, produco vino, produco olio e quindi ho un'azienda e so cosa vuol dire lavorare tutto l'anno per poi ottenere un prodotto che sia di prima qualità e di grande eccellenza. Però ci sono dei produttori di pane, di dolci che riescono comunque a tenere alta la qualità e che hanno bisogno del turismo per poter manifestare la loro qualità e per poterla portare avanti, altrimenti il commercio si fermerebbe a un piccolo gruppo di sardi che acquista e che poi non va avanti. Invece facendole conoscere come manifestazioni del genere, dove hai un bacino di utenze che vengono anche da fuori, riesci anche a far conoscere il prodotto tuo, il prodotto sardo e i prodotti veramente sardi.